Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Per rispondere ad una richiesta del canale YouTube sul come spostare le librerie di Kontakt o di Machine su un altro hard disk, perché spesso non abbiamo disponibilità di spazio sull'hard disk principale su cui sono installate le applicazioni. Il tutto va eseguito attraverso il Native Access. Per esempio, in questo momento tutte le librerie sono state installate su un hard disk esterno e sono ovviamente state tutte quante autorizzate. Infatti, ogni volta che noi spostiamo una libreria fuori dalla locazione residente, vedremo dei messaggi di avvertimento direttamente nella finestra delle librerie. Facciamo un esempio spostando fuori alcune librerie di Machine, che in questo momento si trovano su un mio hard disk SSD esterno, dove ho sistemato anche alcune librerie di Kontakt. Entrando nella cartella di Machine, infatti, troverò qui tutte le librerie. Se io ne prendo alcune e le sposto in un'altra posizione, ad esempio in un altro hard disk, nel mio caso SSD One, e poi le rimuovo dalla cartella dove si trovano in questo momento, al prossimo lancio di Native Access mi verrà indicato che la libreria Amplified Funk, Arcane Arctic e Astral Flutter sono state spostate. Infatti abbiamo l'opzione Repair. Per poterle riutilizzare, quindi adesso poste su un nuovo hard disk, dovrò cliccare su Repair, Relocate e scegliere dove sono state sistemate le nuove librerie. Nel mio caso abbiamo detto SSD 1, Amplified Funk Library, OK, Open, Relocate, ed è stato riautorizzato. Il sistema è abbastanza semplice, dobbiamo soltanto fare attenzione a dove sistemare le librerie per poterle poi rilocare e riutilizzare all'interno di Machine. Se non facciamo questa operazione attraverso il Native Access, non saranno più accessibili da Machine stesso. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter sovvenzionare questi video gratuiti. Trovate il link sempre sotto nella descrizione. Ciao, a presto!